Un bambino si rivolge al proprio papà e gli dice: «Papà, papà, che è, figlio mio? Ma è vero che le bestie cambiano pelliccia ogni anno?» Allora il papà gli risponde: «Zitto, figlio mio, non fatti sentire dalla mamma!» Poco prima del matrimonio, un papà va dal fidanzato della figlia e gli dice: «Ragazzo, ma tu davvero sei in grado di mantenere una famiglia?» Il ragazzo dice: «Certo, certo, perché noi siamo in 9. Tra amiche: «Sai, finalmente sono riuscita a far togliere a mio marito il vizio di mangiarsi le unghie!» Risponde l'altra: «Ah sì, complimenti! E come hai fatto?» «Come ho fatto? Gli ho nascosto la dentiera!» Due amici si incontrano per strada. «Nicola! Uè, Salvatore, come stai? Nicola, ti posso presentare un amico mio?» «Certo, Salvatore, ma certo che me lo puoi presentare. Allora, Nicola, ti presento Albi.» «Ah, Albi, Albi con la Y. No, no, Albi con la Jeep.» Due amici si incontrano. «Albè, ehi, ma hai fatto mai tu una porcata a tre?» Risponde Albè: sì, l'ho fatto la settimana passata.» «Ah, sì? E che cosa hai fatto?» Dalla 3 sono passata a Vodafone. Tariffa migliore.» Una ragazza, mentre è a passeggio, incontra l'amica. Anna! «Sì, Francesca, che c'è? Anna, ti devo parlare di una cosa terribile.» «Dimmi, Francesca, che è successo?» «È successo che stamattina ho ricevuto una lettera.» «E allora?» «E in questa lettera c'era scritto: ti ucciderò se non la smetti di fare sesso con mio marito.» «E allora, semplice, lascialo.» «No, non è così semplice.» «Perché non è così semplice?» «Perché la lettera non era firmata.» «E allora?» «Non essendo firmata, chi lo conosce suo marito?» Un giorno un marito si rivolge alla propria moglie e le dice: «Cara, cara.» «Sì, caro.» «Oggi voglio renderti felice.» «Davvero, caro?» «Davvero, ogni tuo desiderio è un ordine.» «Allora prenditi l'IBAN. IT 00443 57. In un paesino di campagna, una ragazza stava facendo una passeggiata quando incontra il prete del paese. Padre! «Dimmi, ragazza mia.» «Padre, sto cercando la retta via. Come posso fare per trovarla?» Allora risponde il prete: «Ragazza mia, non ti posso aiutare. Io è da soli 2 giorni che sono in questa parrocchia.» Un padre di famiglia si trovava a casa mentre stava guardando il televisore. Arriva la figlia. Papà, dimmi, vita mia, come mai ieri sera hai dormito in macchina?» Figlia mia, come te lo posso dire, papà? Tu li sai cancellare i messaggi di WhatsApp?» Risponde la bambina: «Sì, certo.» Figlia mia, io no.» I'm sorry.